Dunque, come sempre, le cose che si risolvono in 3 secondi sono quelle che quando sei lì, nell'effetto demo, non riesci a capire quale sia l'errore. Questo dimostra che funziona. Il motivo per cui si bloccava prima era banale, nel senso che ho dimenticato la cartella in cui il nome, no, la versione che c'era prima era così. Invece, ovviamente no, ovviamente adesso che l'abbiamo trovato, ma il metodo getResource mi va a cercare risorse, quindi file, all'interno del progetto e quindi lui parte a cercare dalla directory principale dell'eseguibile, quella che contiene il programma, il main essenzialmente. Quindi it.polito.ferrovie. Il mio file fxml era all'interno del package GUI. E quindi quando lo voglio caricare devo dirgli, guarda, vai a cercare il file GUI.xml all'interno della cartella GUI. Quindi era una stupidaggine del genere. Il messaggio d'errore, tanto per cambiare, non mi aiutava, perché il messaggio d'errore diceva non hai impostato la location. No? E quindi sembrava quasi che non gli avessi proprio dato il file. In realtà io gliel'ho impostata, ma lui non l'ha trovata. Quindi, però anziché file not found, che uno si aspetterebbe, ho cercato un file nella directory sbagliata e non c'era, mi dice location not set, e sul momento sono andato in confusione. Ma l'errore era semplicemente questo. Corretto questo è partito tutto. C'era ancora un altro errore. Ricordate a questo punto quando ho detto il controller, diciamo, dopo il loader, no? Il controller viene istanziato direttamente dall'fxml loader. E ricordo che ho detto la frase che dice, a questo punto otteniamo un riferimento all'oggetto controller che è già stato inizializzato. Giusto, è vero. Il problema è che, giustamente, il metodo initialize del controller viene chiamato qui. Ma io setModel e setGraphModel li faccio dopo. Perché prima non ce l'ho l'oggetto, mi viene restituito solamente dopo che esso è stato inizializzato. Allora, come è potuto venirmi in mente che nel metodo initialize si potesse accedere al model quando non ce l'ho ancora? Cioè questo metodo initialize viene chiamato automaticamente dall'fxml loader nel momento in cui viene caricato il file fxml. Quindi qui dentro la variabile model non c'è ancora. Non esiste ancora, o meglio, è null. E quindi ho dovuto cancellare queste due righe qua, che erano quelle che popolavano la tendina, spostarla in un metodo che contiene solamente queste due righe, chiamato carica fermate, esterno, e nel main chiamare questo metodo carica fermate dopo aver giustamente impostato il modello e le altre informazioni. Quindi l'altro errore che c'era in questo programma. Questo è stato più facile da trovare. Anche se, ecco, ve lo faccio vedere. Perché a volte l'interpretazione delle eccezioni di Java è un'arte in sé. Quindi vediamo cosa mi ha stampato, così magari vi può anche aiutare se dovete vedere cose simili. Quindi rimetto questo sapendo che non funziona. Se voi fate partire questo programma, vi stampa questo. Vi stampa, di solito le eccezioni si leggono dall'inizio, no? Invocation target exception, che fa parte di un java.lang.reflect, cioè della libreria di reflection di Java. Le librerie di reflection sono quelle attraverso cui una classe può interrogare la classe stessa oppure le altre classi definite nel suo progetto. E come sempre andiamo all'indietro, dice questo qua è nel metodo start, e poi va avanti un po' di paginate dicendo sempre questa qua è stata causata sempre da un invocation target exception, che a sua volta era questo, è l'ultima riga quella che in questo caso ci dà l'informazione. Tutte queste cose qua sono una semplice, vecchia e banale null pointer exception alla riga 73 del controller.java, che è questa, dove l'unica cosa di null qua può essere ovviamente il model. No? Perché
perché questa eccezione, che è quella vera, no, la causa di tutto, sia incapsulata dentro tutta una serie di invocation, target exception, eccetera, è perché questo metodo non viene chiamato esplicitamente, ma viene chiamato dall'fxml loader che va a interrogare il metodo controller per sapere se c'è un metodo, quindi non chiama mai punto initialize perché quell'oggetto non ce l'ha, esplicitamente deve chiamarlo attraverso la reflection. E quindi l'eccezione scatenata dal metodo si propaga attraverso tutte queste classi di reflection e quindi ci complica, ci confonde un pochino forse a prima vista, ma è sempre capire, o è, se vogliamo la regola è o è la prima eccezione più in alto o è quella più in basso che dobbiamo guardare, no? Normalmente quella in mezzo raramente qua. Però. Allora, noi abbiamo capito che qua ovviamente non ci vuole, togliendo queste cose, dal controller e usando questo metodo carica fermate, finalmente la finestra si attiva senza errori. Beh, c'è ancora quel pinco pallino che dovremmo cancellare dall'fxml, ovviamente. La tendina è vuota, se la clicco, ci mette un attimo la prima volta perché deve costruire l'oggetto grafico, e contiene, andando giù con la... chiaro che non è l'interfaccia più comoda per navigare 600 stazioni diverse, ma ne posso scegliere una qualsiasi, e premo calcola. Calcola, fa quello che abbiamo visto prima, che abbiamo scritto prima, quindi chiama il grafo e gli chiede di calcolare i cammini minimi, stamparmeli e in un attimo me li stampa. Adesso, di ogni stazione mi dice qual è la numerazione e il tempo di percorrenza. Esteticamente non è il massimo, perché questi numeri con tutti questi decimali fanno un po' ridere, e l'altra cosa che sapevamo già, che non è completa, è il fatto che non sono ordinati come invece richiedeva il testo d'esercizio per tempo di percorrenza decrescente, bensì sono ordinati neanche in ordine alfabetico, perché se guardate in fondo ci sono alcune cose e dipende da come le lette dal file essenzialmente, perché non c'è nulla che dice, può essere una mappa basata su un hash table, probabilmente queste qua sotto sono quelle dovute alle collisioni che vengono messe in coda, ma non c'è nessun ordine particolare, quindi mancherebbe ancora nel metodo di costruzione di questa risposta l'ordinamento alfabetico dei dati contenuti nella mappa. E per farlo purtroppo dobbiamo travasarlo in una lista e chiamare il metodo sort sulla lista, perché sort non si può chiamare sulla mappa. Potrei ordinare le chiavi per nome o i valori per numero, ma mi interessa in realtà ordinare gli oggetti chiave e valore, quindi devo farmi un oggettino che contiene una stringa e un valore con un metodo, con un comparator che compari i valori e poi chiamare metodo sort su questa collection. C'è una classe in più da fare che è questa, no? Ve lo lascio completare, poi me lo completo con calma e vi pubblico poi la versione finale. Però, diciamo così, la parte di calcolo c'è. Che poi sia corretta, a occhio e croce, ho provato a guardare, sembra che le stazioni più vicine effettivamente dia dei numeri più piccoli di altri, quindi se volete poi potete controllare magari col motore di ricerca vero delle ferrovie, della metro di Parigi, se vi dà, in realtà qui non abbiamo i percorsi, no? Sarebbe bello vedere se il percorso che calcoliamo noi è uguale a quello che calcolano loro. In realtà sicuramente non lo sarà, perché noi non teniamo conto qui del cambio linea. Quindi anche se facessimo stampare questo percorso, probabilmente scopriremo che è un percorso abbastanza illogico, perché ci farà saltare di qua di là solo sulla base della velocità dei tratti. Ok. Questo è il nostro esercizietto. Solo per ricapitolare a livello di... ma di tutto questo casino all'esame cosa c'è? Allora, questo è il progetto finale, finito. Ok? Allora, il bin c'erano già, non li abbiamo dovuti toccare, abbiamo solamente dovuto dare un'occhiata per leggerli, per usarli, per vedere quali proprietà avevano. Il DAO, in questo caso non abbiamo dovuto toccarlo, i metodi che aveva ci servivano. Il DB Connect, a maggior ragione, non l'abbiamo toccato. L'FXML
l'abbiamo fatto un ritocchino minimo, il nome del controller, abbiamo cancellato item 1, item 2, item 3, ma di fatto il 90% era già pronto. Il nostro lavoro è consistito nel creare model, graph model, il main e il controller. Ok? Quindi ci abbiamo parlato per diverse ore, ma il succo alla fine sono 200 righe di codice forse. Di cui il model in realtà è stupido, è solamente get e set. Il lavoro vero sta, e anche il main, non è che faccia molto. Il vero lavoro sta nel graph model, in questo caso, e nel controller. Ok? Tanto per relativizzare poi lo sforzo. Le volte prossime andremo più velocemente perché avremo già un framework, diciamo, di come procedere, di come mettere le classi già più o meno assodato, quindi non ripetiamo ogni volta. No. Qui abbiamo proprio costruito pezzo a pezzo insieme. Ok. Abbandoniamo Parigi. E torniamo a noi, invece, per cominciare a ragionare oltre gli algoritmi classici sui grafi. Qui l'ho chiamato strategie di ricerca e ottimizzazione in questo capitolo, in cui cerchiamo di ragionare un pochino. Adesso abbiamo imparato tante tecniche, no? Abbiamo imparato la tecnica della ricorsione, del divide e tempera, tutte le tecniche di gestione delle strutture dati, tutte le tecniche di rappresentazione dei grafi e alcuni, non tutti, algoritmi importanti che lavorano sui grafi che ci permettono di analizzarli e navigarli, eccetera. Ok? Va bene, fino a quando riusciamo a ricondurre il problema a questa casistica, a queste casistiche, siamo a posto. Ma cosa succede quando il problema invece è più fetente, che non si lascia ricondurre così facilmente? L'attivato, sì. E allora proviamo a prendere un pelino alla larga per poter vedere degli approcci più generali, che vadano oltre a quello che già sappiamo fare, ricorsione. Perché abbiamo visto che la ricorsione ci abbandona molto in fretta. Allora, come fare a migliorare queste? Allora, qui ridico cose che avevamo già detto la settimana scorsa, farò una piccola distinzione che adesso precisiamo meglio, perché poi quando passiamo agli algoritmi la differenza la fanno, tra ricerca e ottimizzazione. No? Un algoritmo di ricerca, o un problema di ricerca, è un problema in cui bisogna trovare un elemento, una soluzione che abbia determinate proprietà attraverso un insieme anche ampio di elementi analoghi, cioè trovare un cammino che sia composto da tutti gli archi, trovare un cammino che sia composto da tutti i vertici, trovare un percorso che abbia il peso minimo, no, scusate, trovare un percorso che congiunga due stazioni. E queste proprietà sono facili da verificare, no? Come si diceva la settimana scorsa, una volta che hai una soluzione, dire se effettivamente è una soluzione a tempo quasi sempre lineare, ma al più polinomiale. Trovarla è un altro conto. Okay? Trovare una soluzione tra un insieme di soluzioni possibili o di elementi possibili, attenzione che questo insieme di elementi possibili non necessariamente è un insieme già esplicito. Se devo trovare un re di cuori in un mazzo di carte, il mazzo di carte è esplicito. C'è, le ho le carte. Se devo trovare un percorso hamiltoniano in un grafo, beh, concettualmente ho lo spazio di tutti i percorsi possibili sul grafo e vedere se ce n'è almeno uno hamiltoniano, ma questo elenco di tutti i percorsi possibili non ce l'ho esplicitamente da nessuna parte, no? Ce l'ho implicitamente, infatti poi la ricorsione mi permette di enumerare in modo esaustivo, ma implicito, uno dopo l'altro, tutti i percorsi possibili, ma non li ho mai salvati da nessuna parte tutti, non è che me li costruisco tutti e poi dopo li vado a guardare, no? Li analizzo man mano che li costruisco. Questo è ricerca. Quindi ricercare significa in certo senso esplorare uno spazio di soluzioni possibili fino a quando non ne trovi una che ti piaccia, che abbia certe caratteristiche locali o facili da riconoscere. L'ottimizzazione è un problema aggiuntivo, no? Che avviene quando non ci basta trovare una soluzione che ci piaccia,
ma tra tutte le soluzioni possibili che ci possono andare bene, quella migliore, migliore dal punto di vista di una determinata funzione obiettivo. Quindi tra tutti i percorsi che congiungono due punti, il problema di ricerca è la connettività. Questi due punti sono connessi? Esiste almeno un percorso? Sì, no. Il problema di ottimizzazione è, dato che magari esiste un percorso, se no non mi interessa, ma se esiste un percorso, ne esistono più di uno, e se ne esiste più di uno, qual è quello migliore? Ok? L'abbiamo detto sui percorsi, l'abbiamo già detto, ma vale in generale. Io qui ho parlato, qui cerchiamo di parlare di funzione obiettivo in generale, e uso questo termine un po' vago, perché ci sono dei problemi di massimizzazione e problemi di minimizzazione. No? Problemi in cui devo minimizzare il percorso, oppure massimizzare il profitto, massimizzare che ne so, il valore di una certa soluzione, o la bontà di una certa soluzione. Allora, il discorso che facciamo qua, in questo capitolo, è generico. Quindi quando parlo di problemi di massimizzazione, sì, oh, qui manca una parola, scusate, la funzione obiettivo mi dà la bontà della soluzione. Quindi una funzione obiettivo che è più grande se la soluzione è preferibile a un'altra. Mentre invece posso avere delle funzioni, dei problemi di minimizzazione in cui la funzione obiettivo mi rappresenta il costo della soluzione, in cui la funzione obiettivo è più piccola quando la soluzione è preferibile, ad esempio nel caso della distanza. E quindi i problemi di ottimizzazione si distinguono in problemi di minimizzazione o di massimizzazione. È ovvio che si può passare da uno all'altro mettendo un segno meno davanti, nel senso che massimizzare una funzione significa minimizzare meno la funzione stessa o l'inverso della funzione stessa, sono riconducibili. Però bisogna sempre fare attenzione quando si dice la funzione deve essere massima oppure la soluzione è migliore. Migliore va bene se dico la funzione è migliore di quell'altra, ma quando dico una soluzione migliore può voler dire che la funzione obiettivo è maggiore oppure che è minore a seconda che si stia cercando di massimizzare o di minimizzare. Dobbiamo solo fare attenzione al contesto in cui diciamo queste parole. E ci sono alcuni problemi che si prestano alla minimizzazione, tipo quello dei cammini, ci sono dei problemi che si prestano invece alla massimizzazione, tipo quello dei flussi, in cui uno vuole massimizzare la quantità di informazione propagata in un grafo. Poi si può sempre vedere il problema inverso, ma noi qua ragioniamo in generale, per quello parlo di funzione obiettivo e non di funzione di costo nello specifico. Poi quando parliamo di un problema specifico sarà di ottimizzazione, di massimizzazione o di minimizzazione, allora lì potremo dare dei nomi più precisi. La funzione obiettivo non necessariamente deve essere calcolabile, adesso qui ci complichiamo un pochino la vita, per tutte le possibili soluzioni. Se io vi dico di trovare il ciclo euleriano, no? Che abbiamo visto che sono facili da trovare, su un grafo pesato, di costo minimo. Ha senso che il vostro algoritmo è, chiaramente cerchi tutti i cicli euleriani, uno è facile da trovare, tutti, ci vuole un po' più di tempo, e per ciascuno di questi cicli calcoli qual è il costo, il peso. Ma mentre lavora l'algoritmo, questo ciclo lo costruisce. Allora la funzione obiettivo magari non è possibile costruirla finché il ciclo non è chiuso. Non è possibile, in questo caso si potrebbe avere una funzione parziale. Ma cerchiamo di astrarre in più in generale. Cioè io potrei avere delle soluzioni o delle configurazioni che sto esplorando per le quali non è ancora possibile definire quale sia il costo o la bontà della soluzione o il peso della soluzione. Perché non è completa, la sto costruendo un pezzo per volta. Quindi la mia funzione obiettivo che devo massimizzare o minimizzare si può definire, ha senso, il dominio di questa funzione, non è detto che siano tutte le configurazioni che sto esplorando, ma solamente un sottoinsieme. Poi cercheremo di visualizzarlo meglio con un esempio. Questo ovviamente complica poi l'algoritmo, perché l'algoritmo a un certo punto deve fare delle scelte, pensate durante la ricorsione, vado di qui oppure vado di là, ma sui nodi su cui che sta visitando non è possibile calcolare la funzione obiettivo perché magari finché non arrivo alle foglie non lo posso dire.
E allora dovremmo inventarci dei modi per inventare delle funzioni obiettivo parziali che ci guidino nella ricerca, se non vogliamo farla esaustiva e quindi arrivare dappertutto. Vabbè, questo è un pochino... Ah, introduce solamente un concetto che è quello dei problemi ibridi. No, questo ragionamento del fatto che la funzione obiettivo non si può definire su tutto, non necessariamente su tutte le soluzioni possibili. Alcuni li chiamano problemi ibridi, nel senso che io ho un insieme di configurazioni, un sottoinsieme delle quali è valida, feasible, forse qua l'ho chiamata, o valida, e accettabile. E la funzione obiettivo si definisce solamente su queste ultime. E quindi ho due problemi, quello di ricerca, capire quali soluzioni sono accettabili e quali no, e poi vedere tra quelle accettabili qual è quella migliore. Quindi ho il doppio problema, scartare quelle che proprio non sono configurazioni lecite, che ne so, una mano da poker con sei carte non è una mano valida. E quindi non ha senso chiedersi il punteggio di quella mano, hai fatto full, hai fatto... No, perché sono sei carte, ne deve avere quattro. Scusa, ne deve avere cinque. Così come appunto, anche i giochi di poker, non mi ricordo più come si chiama, quello in cui dai le carte uno per volta, fino a quando non le hai tutte non puoi definire che punteggio hai, qual è il punto che hai in mano. Hai delle configurazioni intermedie che sono configurazioni lecite di gioco, ma non, alle quali non può associare un punteggio. Ancora. Quindi la funzione obiettivo non è ancora calcolabile finché non ho tutte le carte in mano. E allora a quel punto lì ti arriva il 6 di fiori e piangi. Allora, come rappresentiamo questo problema? Io in mente me lo visualizzo così. Ho uno spazio ampio che è l'universo delle soluzioni possibili. Attenzione che qua il termine soluzione non sta a indicare la soluzione al problema, cioè il risultato, ma sta a indicare le possibili configurazioni del mio sistema, i cammini, i percorsi, le mani di carte o insomma. Di tutte queste ce ne saranno alcune, un sottoinsieme, che sono soluzioni valide. Ok? Su queste soluzioni valide è possibile definire una funzione obiettivo, quindi solamente su questo sottoinsieme di funzioni valide. Al di fuori è possibile, magari ci verrà voglia di definire delle funzioni obiettivo approssimate o parziali, dicevamo, ma non quella vera funzione obiettivo. La soluzione migliore in un problema di ottimizzazione è quell'S lì all'interno dell'insieme M massimo o minimo, a seconda del problema, che è quello che massimizza o minimizza la funzione obiettivo. E quindi si trovano qua la o le soluzioni ottime. Allora, se abbiamo questo diagramma in mente, possiamo ridefinire il framework che abbiamo citato prima, dicendo che i problemi di ricerca sono quelli in cui le soluzioni feasible non sono tutte. Quindi l'insieme S di tutte le soluzioni è diverso dall'insieme delle soluzioni valide. E la nostra domanda è chiederci se l'insieme V delle soluzioni valide esiste, oppure l'insieme vuoto. Esiste almeno una soluzione valida? Tra tutti i cicli di questo grafo ce n'è uno hamiltoniano? Finché non lo trovo non lo posso dire. E quindi l'obiettivo è quello di trovare almeno un elemento appartenente a questo insieme V che mi permette di dimostrare che quell'insieme V esiste e non è vuoto. All'interno di un insieme di soluzioni che saranno per gran parte non valide. Oppure, problemi di ricerca. Quindi un grosso spazio in cui devo cercare se c'è almeno un elemento che ha una certa proprietà. Oppure problemi di ottimizzazione. Nei problemi di ottimizzazione quasi sempre lo spazio di ricerca è composto da quasi tutte soluzioni valide. Tutte o quasi tutte. Vedete che io qua mi sono uguale, ma poi nel disegno ho lasciato eventualmente un bordino di soluzioni anomale, no? Tipo le sequenze di mosse del cavallo. Beh, ogni sequenza di mossa è valida. Poi ci saranno alcune che toccano più quadrati e altre che toccano meno quadrati, ma le sequenze sono... Allora, in questo caso devo trovare tra le soluzioni possibili che sono... Il difficile non è trovare una soluzione, no? Ne ho tante, trovare una soluzione valida, è trovare quella migliore tra le tante che ho a disposizione. E quindi il problema è, all'interno di soluzioni valide, che so già essercene, tendenzialmente sono tante, anzi quasi sempre tutte, capire quali hanno la funzione migliore.
E quindi qua ha il vantaggio che all'interno di tutte le soluzioni è possibile definire la funzione obiettivo, è definita. Quindi mi posso muovere con la guida della funzione obiettivo che mi dice qua, di qua l'obiettivo migliora, di qua invece peggiora. Oppure ho i problemi cosiddetti ibridi, che sono appunto un miscuglio dei due. Qui c'è un errore in questa figura, me ne accorgo adesso, questo ovale qua dovrebbe essere verde, non giallo, cioè rappresentare insieme le soluzioni valide. Non sulle soluzioni minime, massime, perché nei problemi di ricerca non esiste un massimo o un minimo, esiste un sì o un no. Quindi questo insieme è la stessa cosa di questo insieme qua, verde. Si vedono i colori, però, più o meno. E il massimo è quello giallo. Quindi la combinazione dei due precedenti. Non è detto che ci siano soluzioni, devo trovarle, e poi tra le soluzioni, una volta che le ho trovate, devo trovare quella migliore. Come? Vabbè, se usiamo questo paradigma dello spazio di ricerca, ci diamo un metodo sistematico per esplorare lo spazio di ricerca. E, vabbè, un metodo potrebbe essere quello iterativo, genera una soluzione uno dopo l'altro con dei cicli, ma in molti problemi di solito lo spazio conviene esplorarlo in modo ricorsivo, perché è più facile da dividere, no? Divide et impera, è più semplice. E quindi magari se lo spazio di ricerca è questo, io prima lo divido in due, e poi la prima metà la divido in due, e poi la prima metà la divido in due, e allora ho due sottoproblemi, l'uno e il due. Poi della seconda metà, metà della metà, la divido a sua volta in due, tre e quattro e così via. Quindi faccio una serie di divisioni, in questo caso dimezzamenti, dello spazio di ricerca per costruirmi i sottoproblemi. E questa è la ricorsione che conosciamo, usata per organizzare l'esplorazione di uno spazio di ricerca. E se la ricorsione da sola fosse sufficiente a farci risolvere i problemi che ci servono, saremmo a posto. Il problema è che sappiamo che in molti casi non è sufficientemente efficiente e allora dobbiamo ottimizzare in qualche modo, e questo è lo scopo della chiacchierata che cominciamo oggi, ottimizzare l'uso delle procedure ricorsive per arrivare a soluzioni in tempi inferiori. E su cosa possiamo giocare? Possiamo giocare ad esempio sull'ordine di visita. Cioè la ricorsione visita lo spazio di ricerca in quest'ordine qua, con questi numerini che sono indicati qui. Ma nel momento in cui io taglio lo spazio in due metà, posso fermarmi un attimo a chiedermi, ma è meglio che cominci dalla metà di sinistra o dalla metà di destra? Scommettendoci in un certo senso, no? Nel senso che io faccio una valutazione, ma secondo me e a destra. Perché? Perché magari faccio una piccola analisi del problema. Non posso ancora calcolare la funzione obiettivo perché sono appena all'inizio del problema, ho appena scelto un nodo magari, il primo arco uscente, no? Se stiamo parlando di cammini. Però magari questo è più promettente perché va verso un altro nodo che è un grado maggiore, mentre l'altro va verso un nodo un pochino più sfigato che non ha molte vie d'uscita, quindi meglio cominciare da questo che dall'altro. E così via ad ogni passo della ricorsione. Io potrei scegliere di, ok, qui devo fare ricorsione, sono quattro figli, quattro chiamate ricorsive, prima di farle in ordine alfabetico o in ordine di apparizione, andiamo a guardarle. Facciamoci una stima di quale di queste è più promettente e cominciamo da quella. Se queste stime che facciamo strada facendo sono valide, sono intelligenti, sono furbe, allora c'è il rischio che io nella ricorsione vada giù molto in fretta a trovare soluzioni migliori. Trovo, esploro comunque tutto lo spazio, ma esploro prima le parti che sono migliori, dove si trovano le soluzioni migliori, forse, se il criterio di scelta che mi sono dato era furbo. Non è detto che vada esattamente al primo colpo alla soluzione ottima, ma però cerco di orientarmi da quella parte lì. E in ogni caso non perdo nulla, perché al massimo le altre parti dello spazio di ricerca le visiterò dopo. Quindi mi costa quasi nulla, mi costa un pochino di tempo di elaborazione a fare questo ragionamento, questa scelta ad ogni livello della ricorsione, ma non perdo precisione. Quindi questa è una cosa da fare sempre. Darsi un criterio per dire, ok, i figli della ricorsione, se voglio fare qualcosa di efficiente, li ordino sulla base di qualche criterio di bontà, no? Di preferenza. Tra l'altro tutto questo si abbina col fatto che se per caso poi trovo la soluzione, mi fermo, non continuo la ricorsione fino alla fine. Perché sennò varrebbe, se avessi deciso comunque che la ricorsione la continuo fino alla fine,
non serve a nulla ottimizzare questo, no? Il problema è che stiamo cercando di raggiungere la soluzione prima di aver passato 12.000 anni a esplorare le soluzioni possibili. La seconda famiglia, no, di tecniche di ottimizzazione è quella di cercare nella decomposizione di un problema in sottoproblemi di, è facile da dire, generare delle soluzioni non inutili. Cioè cercare di capire nel momento in cui ho i figli da cui fare la ricorsione, o nel momento in cui li sto creando, devo essere sicuro che tutti i figli che sto generando e che quindi prima o poi deciderò di, dovrò esplorare, abbiano una qualche speranza di contenere la soluzione. O di contenere almeno una soluzione, o almeno una soluzione migliore di quella che ho visto finora, se sto parlando di ottimizzazione. Allora, prima di fare ricorsione in un sottografo che ha solamente tre nodi, quando io devo trovare un cammino da cinque, ma non vale neanche la pena, perché tanto so che esplorerò tutto questo sottografo e al massimo troverò un cammino da tre, se ha tre nodi. E perché mai ci devo entrare? Ci entro solo se la dimensione del sottoproblema, nel caso migliore, mi promette di avere un risultato migliore di quello che io già conosco, che già ho, oppure che è il mio obiettivo. Quindi di non generare, nel caso ideale, o non esplorare perlomeno, i problemi che sono inutili, che nel miglior dei casi non mi darebbero un miglioramento della soluzione. Questa è una famiglia di tecniche che va sotto il nome di branch and bound, no? E ne approfondiremo tra 5 minuti. Un'altra tecnica, quindi di fatto ci serve nel branch and bound, proprio buttiamo via dei pezzi di albero. Non è che dico questo lo visito dopo perché mi piace di meno. Questo non lo visito proprio perché sono sicuro che non mi darà risultato. L'ultima categoria che è elencata qua è quella della cosiddetta programmazione dinamica, in cui man mano che esploro lo spazio delle soluzioni mi salvo da parte ciò che ho trovato, nella speranza che in futuro su un altro percorso della ricorsione mi serva di nuovo la stessa soluzione, o mi serva di nuovo esplorare lo stesso sottoproblema, o più probabilmente un sottoproblema equivalente a quello dato. Pensate di dover fare un algoritmo ricorsivo per giocare al Tris, tanto per, no? Pallino e crocetta, quello è un gioco che ha tantissime simmetrie. Allora, una partita che comincia con la crocetta in un angolo e il pallino al centro, e un'altra partita che comincia con la crocetta in un angolo diverso, è la stessa partita. Quindi se ho già risolto il problema sulla prima, per capire come fare a vincere, la seconda è riconducibile alla prima. Se mi sono salvato il risultato che ho ottenuto quando ho analizzato la prima e sono in grado di riconoscere che questo nuovo problema è riconducibile a quello precedente perché è identico o perché è simmetrico o perché minore o uguale, insomma, compreso in quello precedente. Allora, se è così, durante la ricorsione, prima di fare ricorsione, mi chiedo: questo problema l'ho già visto? O ho già visto un problema equivalente o riconducibile? Se sì, non devo riesplorarlo, ma vado a pescare la soluzione che avevo prima, che avevo già calcolato. E quindi evito di ritornare sugli stessi passi più volte. E queste, fin queste sono tutte tecniche che si chiamano esatte, no? Come dice il titolo di questa slide. Perché comunque, nel caso peggiore, visitano, decadono, diciamo così, in una visita esaustiva. Visitano tutte le soluzioni possibili. Nel caso fortunato, trovano prima quella bella. Nel caso sfigato, la troveranno per ultima. E quindi non sono più efficienti dell'algoritmo ricorsivo stupido, nel caso peggiore. Nel caso medio, magari sì. Ma in ogni caso, quando trovano una soluzione, è quella esatta, perché ciò che non ho esplorato o era dimostrabilmente inutile, branch and bound, o era già visto, programmazione dinamica, ma non lo sto ignorando, non lo sto considerando. Oppure ci sono le tecniche cosiddette approssimate,
Preferisci aspettare 10-12.000 anni per avere la soluzione esatta o 30 secondi per avere una soluzione approssimata che magari è 5-10% peggio di quella esatta? Dipende dai problemi ovviamente, no? Però dobbiamo avere nel nostro zainetto tecniche di entrambi i tipi, perché in alcuni casi ci interessa avere una soluzione. Cioè, non mi interessa che l'algoritmo di calcolo dei percorsi nella metropolitana mi dia una soluzione che mi permette di arrivare con un minuto in meno al risultato quando magari ci mette mezz'ora in più a calcolare, perché in quella mezz'ora gli sono già arrivato. Questo è un problema enorme per tutti gli algoritmi che lavorano in tempo reale. L'ottimizzazione del percorso di un robot in un impianto industriale. O riesci a predeterminare tutto offline, ma se devi calcolare in tempo reale hai tot millisecondi, dopodiché quel braccio lì va avanti, no? O arriva il pezzo successivo, quindi devi decidere cosa fare. Puoi anche non prendere la scelta ottima, l'importante è che prendi una scelta buona nei tempi rispettati. Un altro esempio è le previsioni del tempo. I modelli matematici per le previsioni del tempo sono complicatissimi, richiedono tantissime ore di calcolo. Il problema è che se richiede un'elaborazione a 12 ore di calcolo, quel calcolo sta lavorando con le informazioni, i dati in input di 12 ore fa. E quindi mi darà un risultato che magari è già stato superato dall'evoluzione. No? Quindi magari bisogna avere... Magari sarebbe stato più preciso, ma un altro più veloce, meno preciso dal punto di vista matematico, che lavora con i dati di un'ora fa, magari è migliore. Mi dà un risultato migliore. No, tempo di calcolo a volte è più importante dal punto di vista del problema che vogliamo risolvere che non la precisione del risultato stesso. Poi, se fossimo così fortunati di avere entrambi, bene. Allora, questi problemi, queste tecniche approssimate ci danno dei meccanismi sempre di esplorazione dello spazio delle soluzioni, ma che non garantiscono di esplorarlo tutto. Cioè, immaginate la figura di sinistra, in cui ho uno spazio di ricerca e anche qua lo divido ogni volta a metà. Ma anziché dividerlo a metà e poi esplorare tutte e due le metà, lo divido a metà e ne scelgo una, e l'altra la butto via. Un po' come una ricerca dicotomica, no? Trovo, divido a metà il vettore, poi guardo una metà e l'altra no. Ma nella ricerca dicotomica sono sicuro che dall'altra parte non mi serve. Mentre qui potrebbe benissimo essere qua la soluzione ottima, la soluzione che sto cercando. Ma io non lo guardo, faccio una scelta locale. E fatta questa scelta ne faccio un'altra, e fatta questa scelta ne faccio un'altra ancora. E poi mi accontento di quello che trovo. Non torno più indietro a vedere, ma anziché questa scelta potevo anche fare l'altra, e quindi dopo due... Oltre a 3 potevo anche analizzare 4, no? È un modo molto draconiano, no? Tagliamo la testa al toro, prendiamone uno a caso, oppure quello che in quel momento ci sembra migliore. E questi sono gli algoritmi cosiddetti greedy che abbiamo già visto, no? In alcuni casi. Però nel caso in cui l'abbiamo visto, come nel caso dell'algoritmo di Dijkstra, era un algoritmo greedy che forniva un risultato esatto, perché il problema era trattabile in quel modo e grazie alla coda prioritaria, no? Ogni volta pescavo un nodo senza doverlo riconsiderare, perché quando lo pesco ero sicuro che non avrei più toccato, che il valore del calcolo del cammino minimo sarebbe stato definitivo e non più modificabile. Altra tecnica, pseudo casuale, è genero a caso delle soluzioni potenziali, calcolo la funzione obiettivo su ciascuna di queste e vedo alla fine di un'ora di elaborazione quella che ha avuto il risultato migliore. Punto. Mi fermo lì. Un campionamento, no? Un campionamento dello spazio delle soluzioni. Molto facile da realizzare, nel caso soprattutto dei problemi di ottimizzazione in cui le soluzioni sono tutte o quasi tutte valide, quindi quando ne genero una a caso è valida, calcolo la funzione obiettivo, più passa il tempo, più è alta la probabilità che trovi la soluzione ottima o una soluzione che si avvicina di molto a quella ottima. E quindi ho, se vogliamo, una probabilità di avere una buona qualità che è proporzionale al tempo di elaborazione. E tutto sommato è molto semplice.
Oppure ci sono gli algoritmi che chiameremo di ricerca locale, come quelli di climbing, in cui parto da una soluzione potenziale e poi cerco di modificarla un pochino per trovare soluzioni simili ad essa, ma migliori, ma un pochino migliore. Allora faccio un percorso qualunque, che ne so, sulla mia, sul mio grafo, e poi mi chiedo, va bene, ma se anziché passare da questa stazione passassi da questa vicino, cosa cambia? È meglio o peggio? Ah, se scopro che è meglio, il primo percorso l'ho tracciato a caso, se scopro che è meglio, tengo questo secondo e vado a cercare se posso ritoccare, spostare un nodo, spostare una stazione da un'altra parte. Quindi faccio una serie di piccole modifiche su soluzioni inizialmente casuali, sperando che questa somma di piccoli miglioramenti, se si può fare, mi porti a una soluzione finale sicuramente migliore di quella casuale di partenza, magari vicino all'ottimo, magari, non lo so, dipende. È un po' come dire, per avere un poker in mano, cambio una carta alla volta, ogni volta ce ne cambio una e vedo se quella che mi arriva è meglio di quella precedente, la tengo, altrimenti ne riprovo un'altra. Non è detto che mi arrivi, perché magari ho fatto le scelte sbagliate nel frattempo. Allora, in questo tipo di algoritmi approssimati, la terminologia cambia un pochino, perché oltre alla distinzione tra soluzioni valide e soluzioni non valide, noi abbiamo una soluzione ottima, che è effettivamente l'elemento che massimizza o minimizza la funzione obiettivo. E poi abbiamo delle soluzioni che chiameremo ottimali, che sono soluzioni che nel nostro intento approssimano la soluzione ottima. Cioè sono delle approssimazioni sufficienti, per noi accettabili, della soluzione ottima. Magari, se proprio fossi fortunato, magari coincidono con la soluzione ottima. Solo che non lo saprò mai, perché se lo sapessi saprei qual è l'ottimo. No, per definizione, se sto approssimando, non so qual è l'ottimo. Quindi posso essere vicino al 0,001 per 1000 alla soluzione ottima, oppure essere lontano dal 10%, non lo saprò mai. E perché le chiamo ottimali se sono soluzioni diverse dall'ottimo e non so quanto siano distante? Perché con l'algoritmo che scelgo di usare non sono ulteriormente migliorabili. Cioè, ottimale vuol dire, ok, questo algoritmo, questa scelta di algoritmo approssimato è arrivato fin lì, di più non fa. Quindi è ottimale rispetto a quell'algoritmo che ho utilizzato. Magari cambiando algoritmo troverei qualcosa di diverso, migliore o peggiore non lo so, ma sarebbero diverse. Le scelte che fa quell'algoritmo a un certo punto arrivano in un vicolo cieco e da lì in poi non riesce ad andare avanti. Molti algoritmi approssimati ragionano su un intorno locale delle soluzioni. Cioè, da una soluzione vado ad analizzare alcune poche che sono ad essa correlate. Ad esempio, nel caso dell'algoritmo greedy, data una soluzione, divido in sottoproblemi e analizzo questi sottoproblemi. Sono l'intorno della soluzione corrente. Un algoritmo di climbing, data una configurazione, provo a modificarla in un certo numero di modi e trovo un certo insieme di soluzioni adiacenti o vicine. Allora, in questo caso si parla di una soluzione localmente ottima se quella soluzione è veramente l'ottimo, ma considerando solamente l'intorno locale delle soluzioni che ho considerato. Quindi, se io faccio qualunque passo io decida di fare, vado verso soluzioni peggiori. Allora vuol dire che sono su un ottimo locale. Non è detto che sia l'ottimo globale, ma localmente lo è. Allora, ricordiamoci, queste nuove definizioni sono soluzione ottimale oppure ottimo locale. Beh, dal punto di vista di una funzione, di una variabile continua, ricadiamo, queste sono soluzioni localmente ottime, cioè sono i, come li chiamavamo, i massimi relativi di una funzione. Poi abbiamo una soluzione ottima, che è il massimo assoluto della funzione, e una soluzione ottimale, che è un massimo di tutto rispetto, no? Che si avvicina in questo caso al massimo vero, al massimo assoluto della funzione. Se fossero così tutti i problemi di ottimizzazione, saremmo contenti, perché queste sono funzioni continue, su variabile reale, con valori reali, no? E quindi sono trattabili.
Nella maggior parte dei problemi di ottimizzazione le funzioni sono del tutto discontinue e quindi se dovessimo disegnarle vedremmo un bel caos anziché una bella linea. Ma vabbè, ci aiuta a visualizzare i concetti. Esistono poi categorie di algoritmi, di cui però in questo corso non riusciremo se non a fare un brevissimo accenno, che costruiscono, diciamo così, lavorando su criteri di ricerca locale, mescolando generazione casuale, soluzioni e ricerca locale per migliorare queste soluzioni, e sono i cosiddetti algoritmi evolutivi o di intelligenza computazionale che cercano in certo senso di imitare i meccanismi che la natura, la fisica usa per ottimizzare, che ne so, l'evoluzione naturale nel caso degli algoritmi genetici, oppure la cristallizzazione di un solido di un liquido in un solido in cui alla fine gli atomi trovano ognuno la sua bella posizione con un meccanismo tutto sommato dominato dall'agitazione termica. Quindi sono dei meccanismi in natura di ottimizzazione. Allora, ci sono degli algoritmi che in qualche modo sono ispirati a questi meccanismi per cercare di trovare soluzioni ottimali, sempre in ambito di soluzioni approssimate, okay? Quindi abbandonando la soluzione esatta. Ma di questi affrontiamo la prima, che è quella più importante, insieme al greedy, che affronteremo la volta prossima. Quella la tecnica del branch and bound, no? Che si usa, diciamo, sempre, quasi ogni volta che si imposta una soluzione ricorsiva. E con questa proveremo magari a tornare all'attacco di quel maledetto problema del cavallo, no? Che non siamo mai riusciti a risolvere fino alla fine. Allora, branch and bound è un metodo esatto per esplorare tutte le soluzioni basate, vabbè, sull'enumerazione implicita, dove però non tutte le soluzioni vengono considerate esplicitamente. No? In questo senso significa enumerazione implicita. Nel senso che io ho magari 1.000 o 6 miliardi di soluzioni di cui ho tenuto conto, ma non sono andato a prenderle una per una. Ne ho tenuto conto come? Pensando o calcolando qual era il meglio che quell'insieme di soluzioni avrebbe potuto darmi. In modo esatto. Dico, quelle soluzioni lì non le vado a vedere, non lo so cosa mi daranno, ma più di 1.000, supponiamo, non mi potranno dare. Allora, se 1.000 è inferiore alla soluzione che già conosco, che magari vale 1.200, quell'insieme di soluzioni non vale neppure la pena di considerarle, perché nel caso migliore mi daranno una soluzione che è inferiore a quella che già conosco. Quindi, il branch and bound si basa innanzitutto su un meccanismo cosiddetto di branching, che è molto simile alla ricorsione, di fatto è basato sulla ricorsione. Dato un problema, lo scompongo sotto problemi. Ma poi di ciascuno dei sottoproblemi cerco di calcolare un bound, un limite, che mi dice se quel sottoproblema al limite quale soluzione mi può dare. Calcolare un bound senza risolvere il sottoproblema, ovviamente, ma andando ad analizzarlo. Che ne so, se ho il discorso dei cammini minimi, ok? E ho un sottoinsieme del grafo. Io potrei dire, vabbè, qual è il cammino minimo che tocca tutti quei vertici di quel grafo, senza calcolarlo? Beh, potrei prendere l'elenco degli archi che incidono sui vertici di quel grafo e fare la somma, se ho 10 nodi, dei 10 archi che pesano di meno. Non so se questi 10 archi formano un cammino o lo formano chiuso, non lo so. Però di sicuro se prendo i 10 archi che pesano di meno, qualunque cammino su quei 10 vertici avrà un peso che è maggiore o uguale a quello. Di sicuro. Quindi faccio un conto su una cosa che non è neanche una soluzione, è proprio solo una stima. Stima ottimistica, se tu fossi proprio il meglio che potessi essere, varresti così. Non so se tu sia il meglio, per scoprirlo dovrei entrarci dentro. Ma se vedo che il meglio del meglio di quello che potresti essere non mi basta, beh scusami, ma fatti da parte, che ho altre cose più interessanti da fare, ho altri sottoproblemi più interessanti da esplorare. E quindi vado a potare l'albero tagliando proprio via dei pezzi quando mi accorgo che non vale la pena di entrare in un nodo.
ma questi pezzi li taglio via con cognizione di causa. Non sto perdendo delle soluzioni, non sto non considerando delle soluzioni, le sto considerando ma senza enumerarle una per una. Ok? Se siamo in 20, è inutile che ci mettiamo a provare a fare tutte le squadre di calcio possibili, immaginabili, in 20 persone cercando di fare 11 più 11. Non ce la fai. È inutile che ci provi, no? A fare, perché non ci arriverà. Non hai abbastanza elementi per avere il risultato. Allora, come funziona questo? Ma diamo qualche definizione giusto per orientarci. Z asterisco è la stima subottimale del risultato finale. Stima subottima del risultato finale. Vuol dire, detto in termini, diciamo, più comprensibili, è la miglior stima che ho nota dell'ottimo. Nota vuol dire che conosco una soluzione che ha quel costo. La chiamo subottimale nel senso che se il problema di massimizzazione sarà un po' minore del massimo, vero, se un problema di minimizzazione sarà un po' maggiore del minimo, vero, ma è una soluzione che ho. La prima soluzione che trovo mi dà, ha un peso, ha un costo, ha un valore. Quella è la mia prima stima e su quello lavoro. Questo z asterisco partirà da un valore e non potrà far altro che migliorare. Quindi se ho un problema di minimizzazione, parto da più infinito, poi appena trovo una soluzione, z asterisco diventa il valore di quella soluzione. E poi se trovo una soluzione migliore diventa il valore di quell'altra soluzione migliore e così via e si avvicina sempre di più verso l'ottimo. Questo ricordiamoci che il branch and bound è ancora un algoritmo esatto e quindi arriva all'ottimo. E questo sull'intero problema vale, z asterisco. Poi, durante la ricorsione genero tanti sottoproblemi che chiamo PR, dove R è l'indice del sottoproblema. P1, P2, P3, P4 sono i vari sottoproblemi che genero. Allora, per ogni sottoproblema che genero, io ho due valori che posso osservare, che posso calcolare. Uno prima di entrarci e uno dopo che ci sono entrato, l'ho analizzato e sono uscito. Quindi, prima di entrarci, ciò che posso fare è fare una stima super ottima. Super ottima non vuol dire strafiga. Vuol dire che è oltre l'ottimo, quindi in realtà non è un valore vero, è un valore che è maggiore del massimo o che è minore del minimo. Una stima generosa della bontà della soluzione, che è quello che è un limite superiore ai problemi, nel caso di problemi di massimizzazione e un limite inferiore nel caso di problemi di minimizzazione. No, il discorso del cammino che dicevo prima. Ti calcolo una lunghezza che è un limite inferiore, non necessariamente raggiungibile, un valore che dice che di sicuro meno di così non può essere. Poi magari quello ottimo, quello effettivo è molto vicino a questa stima, oppure questa stima è talmente strampalata, no, io potrei mettere come lower bound in un problema di cammini minimi, lower bound uguale a zero. Il cammino non può essere minore di zero. Vabbè, però è un bound che non mi serve a nulla, è troppo lasco, eh? È troppo ampio. Allora, il trucco sta nel trovare una buona stima super ottima, un buon bound che sia calcolabile velocemente e che sia in grado in qualche modo di tagliare fuori delle soluzioni. Che sia, non dico vicino alla soluzione ottima del sottoproblema, ma non sia troppo lontano. Questo lo devo calcolare prima di entrare nel sottoproblema, ok? Prima di fare la ricorsione. Poi, se entro nel sottoproblema, faccio ricorsione, dopo che sarò uscito dalla ricorsione, visto che questo è un algoritmo esatto, avrò la soluzione esatta del sottoproblema specifico. No? Ricorsivamente sono entrato, ho fatto tutto ciò che dovevo fare e esco fuori con una soluzione, che è la soluzione esatta di quel sottoproblema, che mi è costata del lavoro ricorsivo. Ok? Allora, queste sono le variabili in gioco. Come lavora con queste definizioni il nostro branch and bound?
Beh, Benjamin prende un problema e lo divide in sottoproblemi. Vabbè. Di questi sottoproblemi alcuni li chiama problemi aperti, cioè problemi che ha già scoperto e che dovrà esplorare. Tipo, se pensiamo a un approccio ricorsivo, sono in un nodo, genero l'elenco dei nodi vicini e so che prima o poi li dovrò esplorare tutti. Però prima li genero tutti esplicitamente. Il branch and bound si applica anche a problemi che non siano ricorsivi puri, cioè nel senso che non necessariamente vede per livello, no, i vari nodi o i vari fratelli di un determinato nodo non necessariamente li deve visitare tutti insieme. E quindi si parla più in generale di problemi aperti e non solo di figli di una ricorsione. E poi di questi problemi aperti deve sceglierne uno, che è il problema attuale, il current problem, che è quello che sta cercando di risolvere. Quindi parte da un problema iniziale, lo divide in sottoproblemi, di questi sottoproblemi ne sceglie uno. Di questo sottoproblema lo divide in sottoproblemi, di questi ne sceglie uno e così via. E c'è sempre un elenco di problemi aperti fino alla fine. Dopodiché, quando considera un sottoproblema, PDR, un problema corrente, può capitare che in questo sottoproblema non ci siano soluzioni valide. E vabbè. Allora a questo punto lo chiudo con zero soluzioni. Magari me ne accorgo senza fare ricorsione. Il caso terminale, tipicamente. Oppure il problema ha delle soluzioni e posso risolverlo all'ottimo. Magari il problema è piccolo e faccio ricorsione. Oppure ho un metodo alternativo per ottenere l'ottimo di quello. Allora, se lo so fare, e se lo so fare in modo efficiente, calcolo l'ottimo, chiudo il problema. Il sottoproblema l'ho analizzato, mi ha dato un risultato, l'ottimo. A questo punto, una volta che ho l'ottimo del sottoproblema, vado a confrontarlo con z asterisco e mi dico, il mio ottimo di questo sottoproblema, che ho risolto, è migliore della z asterisco, della stima subottima attuale? Se è migliore lo rimpiazzo, lo sostituisco, se non è migliore, ha fatto il lavoro inutile, pazienza, non lo potevo sapere. Poi c'è il caso interessante, che il problema abbia delle soluzioni, quindi non sia trivialmente sbagliato, ma non sia banale da risolvere all'ottimo, cioè magari è ancora una certa dimensione, quindi non lo voglio risolvere in modo esatto. Allora, il tentativo che facciamo è di dimostrare, quindi un sottoproblema in cui potenzialmente dovrei entrare e decomporlo, fare ricorsione. Prima di fare ricorsione faccio un tentativo. Provo a dimostrare che quel problema non ha soluzioni migliori di quelle che conosco finora. E questa è una guida forte. Io conosco già una soluzione. Allora mi chiedo, se la mia soluzione che conosco già vale 1000, in questo sottoproblema posso trovare 1001? O 1010? Allora, in questo caso è ciò che faccio quando calcolo il bound, no, la lower bound, l'upper bound, quella stima super ottima del sottoproblema. Allora, se la stima super ottima non è migliore della soluzione corrente, tutto il problema può essere buttato via. Se la stima super ottima è migliore, allora ci sono due casi. O la stima super ottima è troppo generosa, oppure effettivamente dentro questo sottoproblema c'è una soluzione migliore. Per saperlo devo andare a vedere. Non c'è alternativa. Quindi se la stima mi dice guarda che questo sottoproblema secondo me potrebbe arrivare a 2000, e io ho 1000, entro nel sottoproblema. Poi magari scopro che il sottoproblema tira fuori 600. Ma è una stima del 2000? Vabbè, te l'ho detto che è una stima per eccesso. Sono andato molto lontano, non ho saputo far di meglio. Ho fatto del lavoro, tra virgolette, inutile, ma inutile lo scopro solo dopo, perché avevo una stima iniziale, un upper bound troppo grande, troppo ampio. Vabbè, però
Male non ho, cioè, di fatto non ci ho perso nulla, comunque ho esplorato una parte dello spazio di ricerca. Se invece l'upper bound fosse più vicino, se mi avesse dato, anziché magari il punto, il sottoproblema aveva un valore 600, l'upper bound mi dà 900, io se io ho la soluzione attuale che è già 1000, non lo considero. Quindi dipende tutto dalla bontà del bound e dalla bontà della soluzione attuale che ho trovato finora. Quindi diventa importante trovare in fretta una soluzione decente, buona. Perché se trovo in fretta una soluzione buona mi permette di buttare via tanta ricorsione, tanti alberi non utili. Se invece fatico tanto a trovare una soluzione decente e vado avanti con una soluzione schifosa, continuerò a entrare in sotto alberi che sono tutti più o meno schifosi come lei e perdo via tanto tempo. Allora, diciamo, se il sottoproblema non migliora potenzialmente la stima attuale, lo chiudo. Se invece migliora, ricomincio da capo. Quindi questo sottoproblema lo divido a sua volta in sotto-sottoproblemi che vengono messi nell'elenco dei problemi aperti e dovranno essere risolti uno a uno. Poi, fino a quando la lista dei problemi aperti diventa vuota, quindi li ho considerati tutti, vuol dire che ho trovato l'ottimo. Quindi il mio z asterisco a questo punto è l'ottimo. Non è approssimato, è esatto, lo dico ancora una volta perché sembra strano, avendo buttato via dei pezzi di albero, ma ho buttato via dei pezzi di albero con cognizione di causa. Chiaro che deve essere super ottima questa stima, eh? Devo essere sicuro di dare un valore che sia sicuramente maggiore del meglio che posso trovare lì dentro. Se sbaglio a fare questa stima, rischio di buttare via delle soluzioni buone. Ma questa è una questione di correttezza, non di efficienza. Quindi di fatto per definire un algoritmo di branch and bound dobbiamo definire tre componenti, tre ingredienti, ho scritto qua. Uno è la strategia di visita, cioè, ma così come anche nella ricorsione, come faccio a scegliere i sottoproblemi, dato un problema. E questo vuol dire come faccio a dividerli. Divido un problema in sottoproblemi, quello che si chiama branching, quanti figli ho del sottoproblema corrente, e poi la strategia di visita di questi figli in che ordine li considero. L'algoritmo generale che abbiamo visto finora dice, ho dei problemi aperti, ne scelgo uno. E va bene, come? Quale? Da quale cominci? Visto che abbiamo capito che è importante cominciare da quelli furbi, perché se scendo velocemente su quelli furbi, poi riuscirò a buttare via tutti quelli meno furbi, grazie al bound. Quindi ho un problema di generazione dei sottoproblemi e scelta dell'ordine con cui si visitano questi sottoproblemi. Che sono comuni a un algoritmo ricorsivo puro, eh? Se avessi un ricorsivo puro farei esattamente così. E poi ho un problema di scelta del bound. Cioè, prima di fare ricorsione, chiamo una procedurina che mi dice qual è il meglio che mi potrebbe dare questo sottoproblema e deve restituire, deve lavorare in tempo veloce, lineare o poco più, perché se no tanto valerebbe fare ricorsione. Per ogni, questo poi ci si ferma qui, in generale. Nel senso che poi in un problema specifico uno si fa queste tre domande e cerca di impostare una soluzione tipo branch and bound, definendo appunto un bound soprattutto per i vari sottoproblemi adatto a quel problema. No, queste sono tecniche, alcune le chiamano meta-euristiche, perché sono, diciamo, approcci generali che poi ti permettono di costruire la soluzione vera e propria. Vabbè, questo qua direi che sono le cose che abbiamo già viste. Mi dà l'ottimo, limitando il numero di soluzioni visitate. Ecco, l'altra cosa buona è che in ogni momento, non dico in ogni momento, ma dopo un po' che gira questo algoritmo, se lo dovessi fermare perché è finito il tempo a disposizione, in mano uno z asterisco ce l'ho. Quindi ho una soluzione, non è l'ottimo, se lo lascio arrivare fino in fondo trovo l'ottimo. Se lo fermo prima mi dà comunque una soluzione, che magari non è ottima, ma è approssimata. E questo è anche abbastanza importante. Mi permette di dare un risultato utile anche se non lavora fino in fondo, se non lo posso far lavorare fino in fondo. Lo svantaggio è che per ogni possibile problema dobbiamo metterci lì a scervellarci su questi tre ingredienti di prima, come fare il branching e come fare il bound essenzialmente. Quindi, e di ogni problema sarà diverso. L'efficienza dipende dalla strategia, è bravo. E così come nel caso peggiore,
o perché la strategia non è molto forte, o perché il problema che sto cercando di risolvere, l'istanza specifica, è fatta, è cattiva, non è fatta in modo difficile da risolvere, e allora a questo punto tutti i nostri bound vanno a pallino e questo degrada in una ricerca esaustiva e ricorsiva. E quindi il caso peggiore è comunque, il caso peggiore non migliora rispetto al caso ricorsivo. Ma questo è normale per un algoritmo che alla fine ti dà il valore esatto, non puoi fare di meglio in generale. Allora, prossime volte proviamo a applicare questo a un problema NP-hard e vediamo se riusciamo a prendere qualche problema che finora non riuscivamo a risolvere perché era troppo lento e riusciamo con questa tecnica a buttare via un po' di soluzioni e riuscire a risolverlo. Poi vedremo cose analoghe invece fatte con algoritmi grigi. Quindi lavoriamo un po' su queste tecniche di ottimizzazione. Per oggi grazie.